Morbelli, se dovesse definirsi, come si definirebbe? Io a un certo punto da ragazzo ho pensato che avrei voluto scrivere dei romanzi, li ho scritti, cioè in effetti li ho scritti, mi sembra incredibile, ma li ho scritti, non ne ho scritti tanti, ne ho scritti, secondo me ne ho scritti 7. Secondo qualcuno, siccome uno, due o tre miei libri sono un po' ibridi, diciamo, come genere, diciamo, magari ne sono più di 7. Se poi questi libri fanno di me uno scrittore, mi definirei uno scrittore. Tra questi libri, appunto, ce n'è qualcuno in cui si riconosce maggiormente, in cui sente che viene rispecchiato? Assolutissimamente il Duca di Mantova. Cioè, il Duca di Mantova è il libro, diciamo, che realizza in un certo senso le mie... Io non lo sapevo, tutto questo io non lo sapevo, lo so dopo, no? Però mi accorgo, o mi accorgevo mentre lo scrivevo, no, in realtà l'ho capito dopo, insomma, che ha realizzato le mie, chiamiamole, premesse teoriche, che erano di fedeltà a questa, chiamiamola, tradizione, tradizione di un genere, letterario, il romanzo, ma anche ubbidendo a una coscienza o una consapevolezza o alla presunzione di una consapevolezza che questo genere fosse, ossia anzi in via di esaurimento, se non addirittura già esaurito, sia un genere prettamente moderno, settecentesco, e che con la modernità sia appunto tramontato, si tratta insomma di continuare, di continuarlo, ma nello stesso tempo esserne fuori, insomma scrivere un libro che fosse in qualche modo riconoscibile come romanzo, ma che non fosse un romanzo nel senso, diciamo, tradizionale del termine. Senta, sulle scuole di scrittura si può insegnare a scrivere? No, assolutamente no, non ne parliamo nemmeno. Penso che le scuole di scrittura, io poi non lo so che succede nelle scuole di scrittura, però presumo, immagino e spero che si insegni a leggere. Scrivere non... Scrivere, si impara a scrivere, ammesso che si impari, ma comunque in quella parte di apprendimento che c'è nella scrittura, che è permanente, avviene attraverso l'esercizio della scrittura, come ovvio. Uno impara scrivendo, non è che c'è un altro modo, non è che qualcuno dal di fuori può insegnarti a scrivere. Nel 75 lei pubblicò con Alfonso Bernardinelli un'antologia definita storica, Il pubblico della poesia, che ha riproposto recentemente Casteldecchi. Qual è oggi il pubblico della poesia? Non lo conosco più. Perché? Prima pensavamo che fosse in via d'esaurimento, da cui il titolo, cioè che il pubblico della poesia fossero i poeti stessi. Siccome mi appassionavo, mi ero appassionato di poesia, leggevo molte poesie, leggevo i poeti, conoscevo il pubblico della poesia, conoscevo questo pubblico e credevo di individuarlo, insomma. Adesso che questa mia passione è declinante, per non dire spenta, non ho più la percezione di esso pubblico, insomma, non so più chi è, non so più qual è. Magari c'è un pubblico, ci sono delle letture, ci sono dei reading, ci sono delle performance, in effetti ho assistito anche a qualcuna di esse anche di recente, però vedo sempre sono 12, 15, 20 persone, insomma, non è un gran pubblico. Senti, viviamo tempi d'ira, e come li subisce? Attivamente, passivamente, con indifferenza? E quale ruolo, quale compito affida alla scrittura? Di ira, ha detto? Sì, di violenza, di estrema violenza. Beh, insomma, è impossibile essere indifferenti, avulsi, non percepirne la portata. In realtà da quando sono, diciamo, ragazzo, insomma, da quando ho percezione politica del mondo, che viviamo questi tempi. Io proprio giorni fa ho detto a un amico che un mio libro del 90, Guerre lontane,
parlavo di questo titolo, dicevo che questo titolo, Guerre lontane, l'ho usato varie volte, 4-5 volte, per testi diversi. La prima volta che l'ho usato è nel 66 e si riferiva al mio sentimento per la guerra del Vietnam. È un sentimento quindi che mi ha, visto che questo titolo mi ha accompagnato per 25 anni e che adesso lo sto citando altri 15 anni dopo, il sentimento espresso da questo titolo è un sentimento che ha segnato la mia vita e suppongo la vita di tutti noi cittadini occidentali, no? Siamo diciamo finita la seconda guerra mondiale ed entrati in una dimensione che per noi è sembrata e sembra, insomma, anzi sembrava in realtà, di pace, di una impossibilità di guerre pari a quelle vissute dai nostri padri, invece insomma queste guerre c'erano ancora, ma erano lontane appunto, ma in realtà non sono lontane. E mano a mano che è passato il tempo, che sono passati questi 40 anni, si sono avvicinate sempre di più, stanno tornando addirittura a noi, no? Erano lontane e vicine, adesso sono, in realtà mi sembra che siano molto più vicine di prima, insomma anche fisicamente, non so, stanno tornando, stanno avvicinando, penso che siano già qui, insomma, ecco, non, ho una percezione diciamo drammatica, come penso sia giusto averla, insomma, non, penso che siamo in pericolo, ecco. Senta, la religione del romanzo e lontano dal romanzo, cosa stanno a indicare, cosa suggeriscono questi titoli? Io poi di fatto nella mia vita sono tuttora, insomma, un appassionato lettore di romanzi, insomma, ecco, naturalmente leggo di tutto, prima parlavo della poesia, però adesso la poesia ne leggo molto di meno, mentre il romanzo di romanzi continuo a leggerne. La mia conoscenza, diciamo, del mondo, la mia principale fonte di conoscenza del mondo avviene, penso avvenga attraverso il romanzo, però nello stesso tempo il romanzo è uno strumento, cioè non è solo uno strumento di conoscenza, è o rischia di essere, anche a causa, forse ormai soprattutto a causa della sua inflazione, cioè tutti scrivono romanzi, ormai prima leggevo, quando ero ragazzo il romanzo era un prodotto tipicamente europeo, poi in sostanza europeo americano, adesso i romanzi vengono da tutto il mondo, no? Noi siamo invasi, diciamo, dai romanzi, ma non solo dai romanzi come quell'oggetto cartaceo, no? Di 200, 300, 500 pagine, ma tutto è romanzo, no? Cioè la televisione è una delle forme dominanti, diciamo, del romanzesco. Viviamo immersi in un mondo romanzesco. Allora, da una parte io ho contratto il virus, la malattia, la fede, se vogliamo, insomma, di questa religione, quella del romanzo. Dall'altra, lontano dal romanzo, perché? Perché ne avverto il pericolo di obnubilamento, di frastornamento, come se non ci consentisse più di vedere la realtà, ma anzi ci impedisse di vedere la realtà, ci distogliesse dalla realtà, ci raccontano delle favole, insomma a me sembra quasi tutti i romanzi di oggi o il romanzesco di oggi mi sembra che sia favolistico, mi sembra che siano favole, ecco. Il problema è riuscire a mantenere un livello di finzione che sia abbastanza significativo, cioè sintetico, metaforico, diciamo, da poter costituire una chiave di interpretazione del mondo, ma nello stesso tempo mantenere questo livello di finzione, no? Ma nello stesso tempo essere abbastanza veridici, perché poi è il problema di sempre, naturalmente, di ogni arte. Però oggi, per quanto riguarda il romanzo, si pone, mi pare, con una peculiarità lancinante. È un classico che lei avrebbe voluto scrivere? Un classico? Io ne dico uno piccolo, perché Padre e figli di Turgenev. Turgenev non è il mio scrittore preferito,
non penso che sia uno dei più grandi scrittori, no, è un grandissimo scrittore naturalmente, però poi se uno lo accosta a Gogol, per non dire Tolstoj o Dostoevskij, ovviamente è uno scrittore meno importante, però adesso ho detto Padre e Figli, ma cioè il suo libro più noto, però avrei potuto dire Rudin, avrei potuto dire Un nido di nobili, cioè un romanzo breve, in un certo senso leggero, emotivamente contenuto, e che però poi alla fine si incide profondamente, lascia un segno, la cui struttura è totalmente invisibile, il cui significato, diciamo, visibile, apparente, quello, diciamo, dei contenuti, ha pure una sua pregnanza, ma che però nel quale il significato della struttura è molto più importante, e la struttura è appunto invisibile. In Padre e Figli la struttura è assolutamente invisibile, flessibile, leggerissima, è un fantasma, è come deve essere, la struttura è un fantasma. C'è un qualche scrittore che l'ha particolarmente colpita, di cui conservo un ricordo speciale per umanità, per spessore intellettuale? Diciamo, tra gli scrittori più anziani di me, io non è che abbia avuto molte né conoscenze, né amici, né frequentazioni. Ho un esempio, le do qualche esempio. Ho un'immagine, l'unica volta che l'ho visto, non ci ho mai parlato naturalmente, ho un'immagine di Gadda, straordinaria. Era un uomo molto alto, più alto di me, imponente, con dei grandi piedi, scarpe lucidatissime, inappuntabile. Era la presentazione della cognizione del dolore, quindi suppongo il 63. Durante la presentazione lui si addormentò, o almeno sembrava che dormisse, insomma, stava con la testa appoggiata e non gliene importava assolutamente niente. Comunque questa era l'apparenza. Il primo scrittore che ho conosciuto, di cui sono stato amico, che penso abbia anche avuto una certa influenza su di me, sia umana che letteraria, è Oreste Del Buono. Eravamo sempre nel 63, lessi il suo libro Nel vivere nel morire, mi impressionò molto, gli telefonai, insomma era una cosa pazzesca, poi telefonare a una persona che non conoscevo a Milano, però lui fu assolutamente gentile, normale, e ci demmo un appuntamento, andai a Milano e insomma ci siamo, non dico che siamo diventati amici perché magari è abusare di questa parola, però ci siamo visti altre volte, insomma abbiamo avuto un rapporto cordiale. E De Bono aveva un grande, anche lui, dico anche perché ho citato quell'immagine di Gadda, stiamo parlando di persone diverse poco, però aveva un grande understatement, era molto ironico, molto autoironico, questo era il lato suo più che mi colpiva di più. Un altro scrittore molto importante, di cui anche in questo caso non posso dire di essere stato amico, ma che ho visto tante volte, insomma, ho frequentato, insomma, naturalmente Alberto Moravia, essendo io romano, insomma, sarebbe stato direi quasi assurdo non essere influenzati da Moravia, non conoscerlo, non frequentarlo. Moravia non aveva neppure bisogno dell'understatement, era puro understatement, no? Cioè era sbrigativo, tagliava corto, non era sarcastico, poteva essere tagliente. Era spicciativo, sbrigativo, eccezionale nella rapidità di giudizio, nella prontezza di riflesso, e quando si potevano cogliere lui, e si potevano cogliere momenti di emotività, e questi erano molto importanti, diventavano importanti, perché è chiaro che in un uomo così, in un uomo che parla quasi in modo impersonale, nel momento in cui affiora un tocco, diciamo così, emotivo, questo tocco emotivo diventa molto importante. Un'attività critica come quella che lei conduce esige un'applicazione rigorosa, quotidiana? Diciamo sì, nel senso che io questa attività critica la esercito, tanto ormai da 36 anni,
proprio dal 68, ma l'esercito ha un certo livello di, non di intensità, perché questo non lo posso stabilire io, ma di quantitativo, insomma, no? Cioè, praticamente scrivo quasi tutti i giorni, e è difficile che, non so, adesso le faccio un esempio abbastanza eclatante, qualche giorno fa sapevo di dover vedere uno spettacolo che sarebbe stato, che era tratto dal Paradiso Perduto di Milton, non l'avevo letto, ma prima di vederlo ho letto il Paradiso Perduto, anzi, diciamo, è la cosa di cui sono più grato all'esistenza di questo spettacolo, peraltro non bello, però mi ha consentito di leggere il Paradiso Perduto. Beh, insomma, si esige un certo livello di attenzione, insomma, di presenza, no? Di partecipazione, ecco, sia nella lettura dei testi che nella lettura dei testi critici, beh, questo va da sé. Penso che si possa fare, è chiaro che col tempo, non so, se uno dovesse vedere uno spettacolo di Mirandelli, sia personaggi di Circa d'Odore, non è che lo rileggo per dire. Purtroppo uno dei problemi del teatro italiano è che si tende a fare un po' troppo sempre gli stessi testi, e quindi ci toglie una noi spettatori toglie una parte, noi spettatori almeno di professione, ci toglie una parte di piacere, quindi, cioè, di possibilità di acquisizione di nuove conoscenze. Dimensione cinematografica e dimensione teatrale, quale delle due le è più congeniale? Guardi, io, come credo tutta la mia generazione, mi sono formato come spettatore di cinema, insomma, penso di essere stato influenzato dal cinema, non dal teatro. Il teatro, andavo anche a teatro finché non ho cominciato ad andare per ragioni professionali, andavo naturalmente anche a teatro, ma poco, o addirittura pochissimo rispetto a quanto andavo al cinema. Andare al cinema era fisiologico, era tanto frequente quanto leggere un romanzo, insomma. Non posso dire che non esiste spettacolo teatrale che non abbia avuto, perché poi c'è anche, invece esiste anche questo, insomma, che non abbia avuto una influenza su di me notevole, però l'influenza che hanno avuto certi film, certe cinematografie, certe presenze, credo sia, per me è incalcolabile, insomma, ecco, non fosse altro, cito qui questa per tutte, ovvia, ovvissima, il binomio, il duo Fellini-Flaiano. Per me è stato assolutamente cruciale, insomma, ho un ricordo di me stesso, questo forse l'ho raccontato più volte, forse troppe volte, non so perché, ecco, non so dire come ero arrivato a questo punto di me stesso, che aspetto nel pomeriggio, alle 3 del pomeriggio, la prima proiezione al cinema Fiamma della Dolce Vita, quindi siamo nel 60, quindi avevo 17 anni, e di me stesso quella sera, quella notte, che non riuscivo a dormire, tanto le immagini da Dolce Vita avevano invaso il mio cervello, insomma, credo che la mia psiche, diciamo, il mio inconscio, non so, siano state colonizzati da Fellini e Flaiano. Allora non sapevo dell'esistenza di Flaiano, molti, molti anni dopo ho capito che in questa colonizzazione Flaiano aveva avuto una parte tutt'altro che rilevante. Flaiano l'ho visto una sola volta, lei mi diceva prima degli scrittori, non l'ho conosciuto, non l'ho neppure conosciuto, l'ho visto una volta a teatro, penso che fosse l'anno in cui è morto, o l'anno prima, quindi o il 72 o il 71, credo che il teatro fosse possibile anche il Giulio Cesare, però mi posso sbagliare, insomma, ne ho così un ricordo preciso, ma però non l'ho conosciuto. Meow.
Hello. Che rapporto ha con la città in cui vive, Roma? Ma adesso pensando appunto alla colonizzazione subita così, insomma, dalla dolce vita, e la Roma della mia adolescenza, gli anni 60 sono stati sicuramente, questo non è una mia opinione, insomma un decennio particolarmente felice, forse nella storia del XX secolo, insomma, per quanto poi insomma lasciamo perdere tutto quello che è successo in quegli anni, ma insomma in Italia qui era certamente un momento molto di grande vitalità, di grande effervescenza, e Roma come tale si presentava come una città giovane, fresca, rinascente. La Roma di cui parlo adesso, io, insomma, è una Roma, anche insomma, nei miei libri, diciamo, è una Roma, io la percepisco come decaduta, no? Una Roma più oscura, più, non voglio dire fatiscente, ma insomma più caotica, con degli aspetti anche di miserabilità, con degli aspetti di tristezza, però può darsi che siano delle mie proiezioni, no? Perché poi uno va, insomma, per esempio se penso, non so, facciamo un esempio all'immigrazione che 40 anni fa non c'era, l'immigrazione io penso che porti invece un po' di vitalità, no? Porti una linfa nuova, insomma io non sono contrario a questo, è proprio è quello che c'era prima che è invecchiato, non quello che sta arrivando adesso. Non so come diventerà, questo non riesco a immaginarlo, non lo vedrò, insomma, però è quello che c'era prima che mi dà la sensazione di essere decaduto. L'aspetto migliore oggi direi che è l'immigrazione, che quello è la parte più viva della città, la parte che io sento come un po' più triste, diciamo, un po' più cupa, un po' più decaduta, è proprio la parte invecchiata, sono i miei coetanei, insomma, ecco, la parte di Roma che era effervescente negli anni 60. Mm-hmm. Senta, che con che cosa coincido, vorrebbe coincidesse per lei la bellezza, e qual è la sua idea di volgarità? Guardi, la bellezza insomma, magari è un po' paradossale, la bellezza non si vede, la bellezza è invisibile, cioè la bellezza visibile è stucchevole. È chiaro che questa mia frase è paradossale, e per converso la volgarità è la bellezza esibita, è tutto ciò che viene troppo a lungo esibito, non solo nel campo estetico, ma in qualunque sfera dell'esperienza umana, anche nel campo etico ovviamente. Continuando con le definizioni, maturità è tutto, diceva Shakespeare, e per lei? Quando ero ragazzo ero molto Pavese si era suicidato da poco, questa frase campeggiava nella mia testa. Io, per esempio, cito un altro mio scritto di quegli anni, che era in cui avevo rovesciato l'immaturità e tutto. Avevo scritto un racconto intitolato così. C'è anzi questo titolo in qualche mio libro da qualche parte. Oggi no, non condivido più quel mio punto di vista di allora, condivido il punto di vista di Shakespeare, ma o di Pavese che lo ha trascritto. Poi che cosa sia maturità è difficile dire, ma insomma penso che sia conservare il pathos, e credo che il pathos però si possa conservare soltanto tenendolo molto, molto al riparo, tenendolo ben chiuso in una forma. Poi questa forma potrà essere detta o sarà detta aperta è un'altra questione, ma è pur sempre una forma. Anzi, io sono per le forme aperte.
Duca di Mantova è una narrazione, diciamo, a forma aperta. Penso che sia una forma. Senta, conta molto per lei l'amicizia? Beh, insomma, non avendo io, non essendo sposato, non avendo figli, insomma, è normale, penso sia normale avere che, diciamo, i miei affetti siano anche, ruotino, insomma, no, intorno agli amici, insomma, anche gli amici almeno, ecco, certamente sì.